qui non succede niente, quindi ormai non c'è più niente da fare. Io quello che devo fare lo faccio. Più che così, forse solo così, guardate, c'è il vincolo, cioè sono ancora vincolati, però vuoti, completamente vuoti. Allora, da questa immagine ripartiamo poi, dopo adesso vi distribuiamo, facciamo un lavoro di coppia, va bene? C'è qualcuno che non è in coppia? Si può leggere e meditare anche questa cosa, perché abbiamo pensato... Siccome che la Moris Letizia ci offre veramente una vasta gamma di riflessioni rispetto alla misericordia di Dio, e soprattutto Papa Francesco in una parte della Moris Letizia prende punto lì nella carità, no? Allora abbiamo preso e frazionato, guardate, ma è stato lo Spirito Santo, penso, no? Leggendo nuovamente il libro di Fireproof, che questi giorni, 40 giorni proprio, non a caso sono 40. Sono i giorni del deserto, no? Allora, abbiamo visto che prende proprio il lino alla carità per fare questi passaggi, no? Questi passaggi di attenzione all'altro, di misericordia, cioè. E qui arriva a metà del libro, che è questo, dove il passaggio, c'è un altro tipo di passaggio che poi vedremo. Adesso noi vi consegniamo questi fogli con la lettura che Papa Francesco fa del lino della carità a brani e a note. E poi facciamo un parallelismo su quello che è scritto su questo libro di Fireproof, che mette un po' la coppia a pensare sulla propria realtà. In maniera più concreta, quindi in maniera più concreta. Domande concrete. Vi pone delle domande e vi dà spunto. Che vuoi fare che vuoi fare come coppia? Dice, l'amore è paziente. Ma tu sei paziente, che significa essere paziente? Quindi sono le riflessioni di Papa Francesco abbinate a riflessioni più concrete, perché la misericordia interviene se noi prepariamo il terreno, cioè è chiaro che c'è un momento in cui siamo chiamati a perdonare l'altro per riuscire a ripartire magari da un momento di difficoltà, però se non abbiamo preparato il terreno la misericordia non c'è da fare, cioè se uno ha vissuto individualmente in maniera egoistica tutto, non c'è dove può attecchire. Quindi abbiamo diviso, gli argomenti sono a noto. A questo punto Papa Francesco, uno è la pazienza, la benevolenza, l'invidia e la gelosia, poi il distacco generoso, l'amabilità, senza violenza interiore. Questi sono i piccoli proprio dell'amore, se Letizia su alcuni punti, quando parla dell'amore nel matrimonio. Il perdono e tutto sopporta. Quindi abbiamo fatto un po' di copie di ognuno, di ogni argomento, ve le distribuiamo così ve le leggete. Ve li diamo a caso in maniera che quello che vi capita dal momento vi capita. Poi magari vi lasciamo anche i file di tutto, quindi così poi dopo se uno si vuole leggere, magari interessa un argomento. Tutti gli argomenti chiaramente avete modo di approfondire. Quindi vi diamo un po' di tempo per leggervi, meditarvi sopra, confrontarvi tra di voi e vedere. Sì. Ora potete anche consigliamo una cosa, siccome che non è un lavoro di gruppo, ma un lavoro di coppia che vi spinge comunque a comunicare, ad entrare in relazione, a mettervi a confronto, a saper parlare di voi stessi, vi consigliamo adesso di andare, di prendere il vostro foglio, di andare nella camera, se è libera, in un posto appartato fuori. Vi diamo un tempo, quanto vi diamo? Fino a 5:30, dai. Poi magari se non avete tempo di approfondirlo, cioè avete tempo tutta la vita. Alle 5:30 ritornate qua, parliamo un po', finiamo la dinamica e vediamo la seconda parte del film. Va bene? Ok. Allora, passate qua che vi. Passando prendete.